Siamo a Rozzano, alle porte sud di Milano, e siamo all'interno di un bene confiscato all'Andrangheta. Il Comitato Molise 5, che ha in gestione lo spazio esterno, quindi il giardino della villa, ha intenzione di realizzare uno spazio didattico, un orto comunitario, un orto didattico che possa accogliere sia le scuole elementari, ma anche le famiglie durante i weekend. Noi facciamo parte di un comitato di quartiere, un comitato di scopo per la verità, che è stato quindi creato con uno scopo preciso, che era quello di voler riabitare e riqualificare la villetta. Questo bene è stato confiscato nel 2008 ed era di proprietà di una famiglia esponente dell''Ndrangheta ed è rimasto abbandonato per 12 anni. Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione, anzi soprattutto grazie alla collaborazione dell'Università Bicocca, che ha in qualche modo sponsorizzato questo progetto. Ci teniamo tanto perché è un segnale anche per la cittadinanza: da un bene confiscato, da una montagna di merda, come dicevo qui in passato, può nascere dell'humus, e questo è un qualcosa che noi ci gratifica, perché qui ci vogliamo portare alle scuole, fargli capire che cos'è un bene confiscato, fargli capire che va ridato alla società civile. Purtroppo in Italia il tema dei beni confiscati è un tema molto attuale, molto complesso, perché in Italia abbiamo una burocrazia molto complessa, una cronica mancanza di risorse da parte degli enti locali, ma soprattutto abbiamo però la possibilità di attivare delle energie civiche di tanti cittadini, di tante associazioni, di enti del terzo settore che sono pronti e sono disposti a prendersi cura di questi beni.